L'editoria è oggi uno dei settori più difficili in assoluto. Come avete trovato la strada? Ma forse noi in questo processo, in questo percorso, siamo stati un po' facilitati dal fatto che l'editoria nostra era periodica, si concentrava fondamentalmente su dei settori verticali. E quindi, non essendo delle testate generalistiche le nostre, era anche più facile trovare, diciamo così, la possibilità e la dimensione di dare i nostri contenuti su altre piattaforme. Quindi concentrando o capitalizzando sull'autorevolezza che negli anni avevamo costruito per quello che erano le nostre testate e soprattutto non ancorarci unicamente a quello che era appunto l'editoria tradizionale, cercando di aggiungere nell'informazione o meglio integrare l'informazione, al di là che usarlo come mezzo di comunicazione ma anche di formazione, offrendo dei servizi per definizione più facile forse quando si va verso un mondo consumer darli o elargirli su una piattaforma digitale e quindi ovviamente prestando attenzione a quello che succedeva, cercando di cogliere tutte le opportunità, siamo riusciti a integrare o perlomeno sia a costruire, a far crescere quello che era il nostro modo di comunicare anche attraverso gli altri media. Quindi non voglio dire che sia venuto facilmente in modo indolore, perché è un sistema diverso. Noi poi, essendo nell'editoria dei periodici mensili, il periodico mensile cosa richiede? Un approfondimento molto importante rispetto al quotidiano, che può dare un'informazione oggi e essere smentita il giorno dopo dai fatti e quindi può cambiare. Il periodico invece è proprio quasi un reference per cui deve approfondire. E questo salto, diciamo, con la comunicazione digitale, che è in tempo reale, quindi ancora più veloce di quella che è del quotidiano, presuppone anche veramente un linguaggio diverso e quant'altro. Quindi la difficoltà forse maggiore è quella di imparare a comunicare con questi nuovi sistemi, con professionalità che non esistevano. Fattore principale comunque, che è poi il motore che porta avanti tutto, è comunque appassionarsi a quello che si sta facendo, perché se no non si va da nessuna parte, e trovare anche il significato è questo, e cercare di coinvolgere le persone che ti stanno attorno, ascoltare quello che ti chiedono i lettori piuttosto che il mercato. Un tempo l'editoria, cioè la carta stampata, era l'unico media per comunicare, quindi ci si poteva sbizzarrire molto di più, bastava avere un'idea e fondamentalmente se era buono il mercato la recepiva, perché la gente era affamata di sapere maggiore, diciamo. E quindi questi sono un po' il periodo in cui ho cominciato. C'era la televisione, poi dopo c'è stato tutto il periodo, vabbè, noi abbiamo vissuto con per esempio con Quattro Ruote tutta la crescita incredibile di quello che è stata la mobilità. Se lei pensa che è nata nel 56, quindi 11 anni dopo che era finita la guerra, e che noi arrivati a vendere più di Famiglia Cristiana, e non c'era al mondo un giornale specializzato che ha rasentato. Mi ricordo che io ho proprio detto, dico, dobbiamo comprare 25.000 copie, perché eravamo arrivati a 975.000 di venduto, non di diffuso, e quindi dico il milione dobbiamo farlo. E quindi era proprio, cioè è stato non solo uno stile di vita, forse c'erano tutti i valori positivi dell'epoca, erano all'interno dell'auto, cioè la libertà, la velocità, l'estetica, La bellezza e quant'altro. Quindi era un fenomeno che ha forse proprio avuto presa anche sugli italiani in un certo modo. E quindi quelli sono stati anni fantastici di crescita, anche di, diciamo così, di unico media, bene o male, di super riferimento. Poi l'epoca ancora prima, o che comunque propedeutica forse anche al cambiamento digitale, tanto quando abbiamo fatto il salto da testata siamo diventati un brand, e quindi questo voleva dire i servizi, voleva dire la formazione che facciamo, la formazione sul campo, ma anche la formazione per gente che opererà nel mondo, nei settori di riferimento. E quindi una volta che si era, diciamo così, costituito, che veniva riconosciuta, che abbiamo sempre alimentato la credibilità nel marchio, con questo conoscere che era uno strumento importante che ci permetteva di fare altre cose. E questo direi che è il passaggio, quello attuale, quello forse più significativo per la crescita, diciamo, dell'azienda. L'editoria fa parte del più ampio settore dei media, che a livello globale nel 2018 ha fatturato 1.153 miliardi di dollari. Dal 2014 il settore dei media è cresciuto mediamente del 3% all'anno, leggermente meno di quel che si prevede faccia in futuro. Editoria, radiotelevisione e broadcasting insieme formano il 41% del mercato globale dei media, mentre la pubblicità è il 52%. Ma sia l'editoria sia la pubblicità si sono profondamente trasformate a causa dell'avvento di internet. Nel complesso
complesso, nonostante internet, il mercato della pubblicità è cresciuto dal 2010 di circa il 4% all'anno e continuerà a crescere. Ma internet ha completamente trasformato la distribuzione del suo fatturato. La pubblicità su internet è esplosa, è cresciuta ininterrottamente e dal 2010 al 2018 ha addirittura triplicato il suo fatturato, crescendo di 166 miliardi di dollari. Allo stesso tempo la pubblicità TV ha continuato a crescere, anche se appena del 2,5% all'anno. Il resto della pubblicità, invece, inclusa la carta stampata, è passato da essere la componente maggiore del mercato pubblicitario ad essere quella minore, perdendo ben 55 miliardi di fatturato in 8 anni, un terzo del suo mercato. A livello globale l'editoria si è trasformata profondamente, soprattutto a causa di internet. Dopo il boom della new economy, a livello globale ha perso circa il 40% del suo fatturato, per poi ricominciare a crescere con una media dell'1,5% all'anno, soprattutto grazie alla crescita del mercato asiatico. Ma non è stata una crescita distribuita in modo uniforme tra tutte le sue componenti. Mentre i libri hanno continuato a crescere a livello globale, registrando dal 2002 al 2018 una crescita del 43%, i quotidiani hanno perso il 51% del proprio fatturato e i periodici addirittura il 55%. Mentre l'Asia cresceva, l'Europa e soprattutto l'Italia si sono fortemente ridimensionate. In termini di numero di imprese, l'Unione Europea ha perso dal 2008 al 2017 il 4% delle imprese editoriali, mentre l'Italia addirittura il 27%. Ma questo andamento non è stato uniforme. In Europa almeno gli editori di libri sono aumentati del 5%, in Italia è andata peggio. Gli editori di libri sono diminuiti del 15%, quelli di quotidiani del 21%, quelli di periodici addirittura del 37%. Anche il fatturato è calato. Nella UE dal 2008 al 2017 si è perso circa il 19% del fatturato, ma in Italia il calo è stato molto più consistente, quasi il doppio, meno 36%. Anche l'editoria libraria ha perso fatturato in Italia, mentre i quotidiani hanno perso il 34% e i periodici hanno quasi dimezzato il proprio fatturato, meno 49%. A causa del calo di fatturato, anche il reddito operativo del settore è stato influenzato negativamente, ma mentre nella UE il calo è stato generalizzato ma contenuto, meno 6% per il mercato nel suo complesso, meno 7% nei libri, meno 11% nei quotidiani e appena meno 1% nei periodici, in Italia il quadro ha avuto un'evoluzione molto più complessa. Con alterne vicende, dopo una diminuzione consistente, dal 2013 ha ripreso a salire costantemente, riportandosi a valori addirittura superiori al 2010, più 24% per l'editoria libraria, più 88% per i quotidiani, ma ancora negativa per i periodici, meno 1%. Questo è lo scenario del settore in cui opera Editoriale Domus, che dal 2009 al 2013 ha registrato un calo del fatturato relativamente contenuto, meno 21% rispetto al 2009, per poi ritornare a recuperare terreno contenendone il calo da appena il 15%, tornando allo stesso tempo inutile. Dal 2013 è tornato a crescere anche il personale, ma ciò che è davvero interessante di questa azienda è il modo in cui ha affrontato la sua trasformazione digitale. Che cosa fa oggi Editoriale Domus? Allora, Editoriale Domus è un'azienda che ha più di 90 anni di storia, nasce come un'azienda editoriale, lo dice anche il nome. Oggi forse parlare di Editoriale Domus è un po' riduttivo, perché oggi i modelli di business che l'azienda fa sono parecchi, quindi ovviamente tutto mantiene ancora proprio focus quello che è l'editoria tradizionale, quindi l'editoria cartacea, ma non solo. Altri modelli di business che ormai fanno parte delle aziende sono anche, diciamo, in estremo sviluppo, è tutto quello che ha a che fare con il digitale, quindi un'editoria digitale che ha quindi anche dei modelli di business e delle linee di ricavo diverse, no? Rispetto a quelle a cui noi eravamo abituati precedentemente, quindi ricavi pubblicitari prevalentemente. Facciamo eventi, quindi abbiamo una linea di business legata agli eventi, quindi alle attività sul campo. E poi ovviamente una delle aree che oggi ci dà maggiori soddisfazioni e cresce in maniera significativa è quella che noi definiamo professional. Nasce la business unit quattro ruote professional, quindi banche dati riguardanti parco auto che abbiamo cominciato a vendere anni fa. Ci siamo resi conto che insomma, i nostri clienti, che erano le software house, in qualche modo avremmo potuto fare qualcosa anche noi di analogo, e quindi abbiamo cominciato anche noi a produrre software di gestione del parco auto che vendiamo al B2B.
quindi ai ricambisti, agli assicuratori e ai concessionari. Recentissima, quindi quest'ultimo mese, abbiamo lanciato anche due ruote professional, quindi lo stesso modello di business l'abbiamo diciamo ampliato anche al mondo delle due ruote. Quindi tradizionalmente diciamo che le competenze necessarie, no, anche per svolgere il mio ruolo, no, era quello di conoscere molto bene l'editoria tradizionale, quindi parlare di auto, parlare di turismo, parlare di cucina, non era la capacità fondamentale che bisognava conoscere. Oggi i modelli su cui noi ragioniamo, su cui lavoriamo, su cui generiamo profitti sono evidentemente molti di più, quindi noi siamo un'azienda media, ma siamo un'azienda molto complicata per business e evidentemente anche per l'infrastruttura. Quanti anni fa è cominciata la trasformazione digitale? Ah, la trasformazione digitale è tanti anni fa, nel senso che se noi all'interno del digitale intendiamo qualunque prodotto, non sia la carta. Abbiamo lanciato una prima, diciamo, versione del sito di quattro ruote in tempi veramente, credo fosse il 95 addirittura, quindi diciamo sono passati parecchi anni. L'ambito del professional è iniziato con i dati che abbiamo cominciato a produrre noi più di 30 anni fa, quindi le banche dati, quindi diciamo che nel momento in cui la tecnologia l'ha supportato, la digitalizzazione è stata, da un punto di vista di offerta di servizi, un percorso naturale che evidentemente oggi ha un'accelerata importante in tutti i settori in cui possiamo oggi operare, con anche, devo dire, grande opportunità, anche banalmente nella possibilità finalmente di maggiore conoscenza del nostro cliente finale, che prima con l'editoria tradizionale era ovviamente molto più complesso. Adesso grazie al digitale si riesce a sapere di più chi ci legge, su formati differenti, ma almeno qualche informazione in più riusciamo a recuperare. Come si immagina l'editoria nel 2025? Oggi pensare già a due anni di distanza è quasi impossibile, vedendo anche quello che succede fuori, la rapidità con la quale succedono e avvengono le cose. Io credo che a livello di editoria, in assoluto, secondo me i vari mezzi prenderanno sempre più delle specificità di un certo genere. La carta stampata per chi vuole approfondire, i sistemi digitali spiccioli, diciamo, per informazioni immediate, molto picking, diciamo, per invece divulgare delle cose, i sistemi social, ne nasceranno di nuovi, cambieranno le strutture, quindi è un po' difficile immaginare esattamente come sarà. La questione fondamentale è che oggi, dando o trattando perlomeno delle materie specifiche, bisogna cercare tutti i vari settori e segmenti e di continuare a produrre contenuti in immagini. L'immagine nel digitale è fondamentale rispetto a quello che era sulla carta stampata. Tornando di nuovo a un esempio, sui quotidiani era un puro ingombro, sui periodici era già un qualche cosa che faceva la differenza. Il digitale e il movimento oggi, soprattutto anche per chiunque, è l'apprendimento più immediato. E quindi non so immaginarmi altre frontiere, ma nasceranno, vedremo, ci adegueremo. Qual è oggi la frontiera, quello che è l'aspetto più avanzato di quello che Editorial Domus sta facendo, delle tecnologie di cui si sta interessando? Ma noi abbiamo implementato un CRM un paio di anni fa, e con una logica anche proprio da un punto di vista di visione, di impostazione aziendale molto disruptive, usiamo una parola che adesso è molto di moda, perché mettere al centro il cliente è una visione nuova rispetto a quello che noi magari facevamo una volta. Non che non avessimo un'attenzione, però forse prima era il brand che parlava, no? Sulla base di quello che riteneva fosse corretto. Oggi il mercato è ipercompetitivo, è velocissimo, è super affollato, e quindi credo che avere un po' più di conoscenza di quelli che sono i bisogni e i modi anche di comportarsi del consumatore siano fondamentali per riuscire a capire come poter poi adeguare la propria offerta di prodotti e di servizi. Il mondo della tecnologia, dell'innovazione, fatto di parole che sembrano parole d'ordine, oppure che sembrano una specie di gergo, cloud computing piuttosto che CRM, lean organization, qual è il suo atteggiamento nei confronti di queste parole, di questi luoghi comuni che sembrano tante mode lanciate?
Non sono luoghi comuni, sono veramente degli strumenti che possono, che oggi indispensabili, che vanno usati. A parte che la lean organization, diciamo, e la lean technology era già, io l'ho visto nell'industria automobilistica già negli anni 70, in Giappone era già la parola d'ordine. Cloud computing è indispensabile se uno vuole, o perlomeno per tutti i servizi on demand che ci possono essere e quant'altro. Il CRM è fondamentale per mettere il consumatore al centro. E sono tutti strumenti che noi abbiamo già in qualche modo usato o incorporato, che fanno parte ormai della nostra mentalità. E adesso quello che stiamo un pochettino studiando, perché nasce da un settore diverso che era quello della finanza, però il blockchain, che anche quello può essere un discorso, però adesso vedere come si sposa con l'editoria o con quello che è il nostro, che sono le nostre esigenze desiderate anche per crescere o per offrire dei servizi nuovi, dobbiamo ancora capirlo, però è giusto per dire che quando nasce qualcosa uno cerca di capire di cosa si tratta, come può integrarlo e come può funzionare. Poi si prova, poi si vede se funziona o meno. Come hai imparato come funzionano? Ah no, io non ho imparato, io ho osservato gli altri, ho avuto la fortuna di trovare delle persone che erano... Io il digitale lo uso, come credo chiunque della mia generazione, nel molto basic come discorso, però sono un personaggio curioso, vedo, mi documento su quello che hanno fatto gli altri, anche molto all'estero, eccetera, e nella costante ricerca di persone che... invece siano, diciamo così, native di questo mondo, e questo ci permette, proprio legandolo assieme invece a tutto quello che è la nostra esperienza, di poter creare un qualche cosa che funzioni in questi settori. Che cosa leggere per essere informati sulla frontiera? Ma allora, personalmente non credo ci sia una pubblicazione piuttosto che un unico canale di informarsi. Credo che, una volta questo mi era detto, anzi forse lo disse addirittura mio nonno, che un imprenditore dovrebbe leggere più o meno un libro a settimana. Ecco, vale un po' lo stesso, cioè curiosità, e nel momento in cui anche banalmente sui media tradizionali o anche parlando con delle persone si incappa in concetti che si reputano nuovi, bisogna approfondire, e qui devo essere sincera, la rete aiuta tantissimo, e quindi di volta in volta si va in rete, si vedono i concetti, si approfondiscono, e trovo anche molto interessante lo studio di aziende che hanno magari svolto dei percorsi, diciamo, di digitalizzazioni che possono essere affini o simili a concetti sui quali si sta ragionando. Quindi i casi sono sempre uno stimolo molto interessante nel formarsi e nel capire come, da un punto di vista di imprenditore, ci si può muovere. Se dovessi spiegare a un imprenditore, a un suo collega, però in un altro settore, come fare a muoversi nella trasformazione digitale, che consigli darebbe? Cosa dovrebbe fare e che cosa dovrebbe imparare? Ma fondamentalmente guardare sempre a chi l'ha già applicato, o a seconda dei settori. Se pensiamo al manufatturiero piuttosto che a tesoro, sono proprio mondi completamente diversi, quindi ci sono degli esempi. È vero che poi ogni azienda ha il proprio spirito, ha la propria cultura aziendale, che va modificata se è qualcuno che muove i primi passi nel digitale. Proprio per accompagnare questo cambiamento, e quindi deve innanzitutto conoscere le potenzialità di quello che può offrire il digitale nella produzione piuttosto che nella distribuzione e quant'altro ci possa essere, e poi vedere come poterlo applicare nel proprio settore in modo che non diventi un fatto discriminante, ma che possa essere un valore aggiunto. Voi siete riusciti a far nascere un business di servizi in un'azienda editoriale, trasformando un po' anche la genetica dell'azienda. Avete cominciato a sperimentare come? Abbiamo cominciato a sperimentare forse all'epoca proprio con Quattro Ruote, quando abbiamo cominciato con le quotazioni delle auto, cioè a un certo punto dare una guida all'acquisto in qualche modo, orientare il consumatore per vedere, a parte con le prove, quindi cos'era valido, cosa funzionava, cos'era sicuro e quant'altro, ma poi anche proprio nell'orientamento, diciamo, di come spendere al meglio. E quindi, diciamo, quello che oggi col CRM è proprio il Vangelo, cioè il consumatore al mezzo, ante litteram, era un po' il nostro Vangelo quando si diceva l'automobilista, quando si parlava appunto della mobilità, che fosse nel modo quella più sicura, poterla, siccome era uno strumento di libertà,
affinché tutti ne potessero beneficiare, appunto dare gli strumenti anche a chiunque per vedere come approcciarle in un modo economicamente valido e quant'altro. Questa è la genesi, direi, dei servizi. Poi si sono affinati, poi siamo andati più sul B2B, poi ci sono stati fondamentalmente, sì, poi nei vari club si possono cercare di dare servizi ascoltando il mercato, quello che ti richiede. Adesso, se dovessi elencare tutti i servizi che diamo, non sono neanche in grado, bisogna chiedere al mio amministratore delegato. Qual è la cosa più importante che il digitale ha trasformato in azienda? Il digitale ha un impatto sul prodotto, sul servizio, ma molto anche sul modo di lavorare. Quindi grazie alla tecnologia si ha l'opportunità di liberare tempo anche banalmente sulle attività, diciamo, più operative, affinché le persone possano dedicarsi a utilizzare maggiormente il proprio intelletto e quindi ad avere un valore aggiunto nel proprio modo di operare superiore rispetto a delle attività che prima necessariamente erano fatte a mano. Come fa a prendere una decisione per investire, non investire, provare, non provare, a dare la fiducia a un'azienda o a una persona? Quando c'è un progetto che nasce su un progetto digitale, ovviamente la piattaforma è fondamentale. Dipende anche molto dai tempi di risposta, dipende anche lì comunque da un certo layout. Bisogna tenere presente anche, appunto, come si diceva, la pubblicità, come può funzionare, la flessibilità maggiore che possa avere per non essere vincolati, un discorso di costi. Anche nell'editoria tradizionale non è che il layout di un giornale lo cambiavamo immediatamente, perché per farlo in modo serio c'era sempre un progetto e quindi c'erano dei costi. Oggi diciamo che gli adattamenti, forse non nell'apparente ma nel sottostante, sono quasi quotidiani, che però non si vedono, e questo è un discorso prettamente tecnico. Allora si parla di performance, allora viene magari nel corso delle riunioni viene detto c'è questa esigenza, quindi noi abbiamo pensato di risolverla in questo modo, viene presentato, e poi sono onestamente in quei dettagli è impossibile entrare, e non è neanche la mia specificità. Sulla carta stampata era più facile, perché era o forse perché c'ero cresciuta, era più immediato, diciamo che tutto il processo era molto più sotto controllo. Qui ci vuole molta fiducia verso questi nuovi guru. Quali sono le competenze, le cose che uno deve saper fare per riuscire a essere a suo agio nel mondo digitale? Per i ragazzi, per il futuro, ma anche per persone, come dire, di mezza età? Ci sono differenze, perché diciamo che la generazione digitali le assimilano da subito, e quindi hanno una dimestichezza che comunque chiunque, diciamo, over 40 già, anche se si applica, non avrà mai. Mentre le persone, diciamo, di una delle generazioni che non sono native digitali devono costantemente essere più curiosi, cercare di più, eccetera. Gli altri più o meno le assimilano perché il loro mondo è quello, perché le vivono in tutte le loro esperienze, cioè i giovani acquistano online, persone over 50 devono imparare a acquistare il cibo uno, diciamo, di certe generazioni, non gli viene così immediato, siamo troppo ancorati a quello che erano dei passaggi o delle abitudini che avevamo. Quindi, come sempre, ogni cambiamento è abbastanza difficile, e quindi è un approccio proprio anche mentale, diciamo, che cambia, che prende la sua strada, perché i vantaggi ci sono indubbiamente. E poi diciamo che forse noi privilegiavamo, se andiamo nel discorso per esempio degli acquisti, il contatto direttamente con le persone, lo vivevamo in un certo modo ed era arricchente anche quello, a scapito forse di una velocità che oggi è diversa, e però i giovani forse non conoscono questo lato umano, ecco, che a mio avviso è ancora importante. Quindi diciamo che oggi c'è ancora una differenza, perché per alcuni è naturale, per altri va acquisito. In che direzione come società state guardando per continuare a crescere? Allora, noi siamo un'azienda che storicamente era molto cresciuta, diciamo, per linee anche interne. Stiamo crescendo, e stiamo crescendo nell'ambito professionale che citavo prima, per acquisizione. Quindi andando a cercare società che abbiano prodotti o servizi complementari o incrementali in ottica di soluzioni offerte di mercati rispetto a quelli che noi oggi presidiamo. Come si fa con un'azienda che ha una tradizione così forte a fare acquisizioni integrali? Ecco, se abbiamo 3 giorni possiamo parlare.
fame, bisogna scegliere anche qui delle aziende che siano da un punto di vista direi anche culturale vicino a noi. È chiaro che noi siamo un'azienda di certe dimensioni e non potremmo andare a comprare aziende immense, quindi spesso e volentieri acquisiamo aziende che sono aziende imprenditoriali, no? E quindi bisogna trovare delle aziende che abbiano un approccio diciamo al mercato, al prodotto, al servizio che sia quanto più affine a noi. Poi l'integrazione avviene per step, non è qualcosa che avviene subito, e quindi si comincia dalla forza commerciale ai sistemi informativi inizialmente, e per quanto riguarda le persone diciamo che la gestione complessiva dell'area avviene complessivamente a livello diciamo centrale. Le specificità rimangono, perché è comunque anche il valore di quello che compriamo, locali. Anche nel mercato della pubblicità, si parla molto di pubblicità digitale, le cose stanno cambiando. Lei come si immagina il mercato della pubblicità in evoluzione? Come si immagina la sua azienda in questo mercato digitale dove i soldi che circolano sono tanti, ma sono più difficili da catturare? C'è stato tutto il momento nel quale, offrendo appunto servizi nuovi, utilizzando i nuovi sistemi, la pubblicità era solo un modo per declinarla di più. Era bello poter offrire a chiunque la possibilità di comunicare non solo sulla carta stampata, anche sui nuovi media. Oggi c'è stata un'evoluzione da parte non dei competitor tradizionali, tanto per citarli sono Amazon, Google, Facebook e quant'altro, che hanno spopolato. Lei vede che qualsiasi search lei faccia su uno di questi motori, che riguardi anche solo, non lo so, io tappeti, per 15 giorni lei si vede di fianco tutti i tappeti. E questo ovviamente, vedendo anche l'importanza che stanno avendo i big data, loro stanno assorbendo una quantità incredibile. Questo indubbiamente mette in difficoltà tutti. La possibilità probabilmente, cioè competizione in questo campo non ci può essere, nel senso che la scala è talmente diversa che è una battaglia persa se uno deve affrontarlo diciamo in modo diretto. La possibilità è proprio di invece capitalizzare su forse quello che è il know-how, i contenuti eccetera, quindi approcciando per esempio con degli storytelling, cercando di catturare l'attenzione in un modo più preciso, non così generalista, ma con più fantasia, offrire qualcosa a cui può essere il cliente che vuole comunicare, integrandolo con quello che è il sapere specifico. Per esempio nei nostri campi noi ci muoviamo in quello che è il settore della mobilità, tutto, il settore dell'architettura, anche del turismo, della cucina, quindi gli argomenti, e diciamo siccome abbiamo un background in ogni campo e forse i più giovani hanno 60 anni diciamo come trattamento, anche se ci siamo adeguati, e quindi crediamo lì di essere veramente molto competenti, e quindi la nostra possibilità diciamo non è uno scontro diretto, ma è di trovare una modalità diversa per dare un servizio, vuoi al navigatore o al lettore. Qual è il concorrente da cui hai imparato di più? Non ho concorrenti. Qual è l'azienda da cui hai imparato di più? Mi sono formata in Germania dalla Gruner + Jahr, che è stata un'ottima scuola, sono stata su per un anno e mezzo, frequentando proprio almeno un paio di mesi tutti i settori fondamentali che erano quelli dell'editoria, e sono andata dopo la laurea, dopo un'esperienza lavorativa. E devo dire che all'epoca erano già molto più strutturati di quelle che erano le nostre aziende editoriali, o perlomeno la realtà dell'editoriale Domus, e quindi quella è stata una grande scuola. La persona che lei ricorda che le ha dato di più? E devo dire che in Vittorio Ghidela ho trovato veramente un esempio di una persona che non solo aveva risollevato certe un'azienda che all'epoca sembrava andare molto male, ma la sua determinazione, la sua capacità di affrontare i problemi mi aveva fortemente colpito. Come deve essere un ragazzo per essere appetibile, per essere assunto qui da voi? Deve essere curioso, non deve assolutamente aver paura di cambiare, deve essere aperto, deve essere umile e deve essere anche, diciamo, aperto nel volersi mettere in gioco e disponibile nel cambiare, diciamo, anche le proprie mansioni, portando anche proattività. Ecco, la proattività è una parola che in questo momento sento molto vicina e credo che sia fondamentale per
per andare avanti, per scavallare e non tanto per cambiare quanto per evolvere, che credo che sia la parola più corretta. Se un giovane venisse da lei, che deve entrare nel mondo del lavoro, e le chiedesse un consiglio, lei che cosa consiglierebbe a un ragazzo che deve iniziare adesso a lavorare? Fare qualsiasi cosa, non rifiutare assolutamente nulla, cercare di accumulare il massimo delle esperienze, investire su se stesso in modo da coltivare un'apertura, una curiosità, un'apertura più ampia possibile, perché gli verranno utili, ripeto, in un mondo che cambia con una velocità spaventosa, inimmaginabile. Essere pronti, essere flessibili, avere, non dico neanche una sicurezza, ma avere delle competenze interiori, personali, ti permettono probabilmente di affrontare qualsiasi situazione. Lei ormai è un'imprenditrice del business ormai da tempo. Tre consigli che darebbe a un giovane, a una ragazza che parte con una startup? Non scoraggiarsi, perché l'inizio non è mai facile. E non credo che nella vita ci vuole coraggio, determinazione, ma anche un po' di fortuna. Però ecco, determinazione, direi che queste tre parole è quello che consiglio a chiunque inizia con un'attività, nel senso che avere l'umiltà comunque di farsi anche aiutare, di chiedere quando non si sa, che secondo me è molto importante, e di non demordere, perché come nella vita, no, ci sono momenti facili e momenti un po' più difficili, e perseverare e avere comunque una visione, una passione e crederci. Ecco, se non ci si crede è difficile riuscirci, credo. Perché ha scelto sua figlia per succedere alla guida del gruppo? Si è proposta, ha fatto una prova, è andata molto bene e quindi la scelta è stata automatica. Perché sua madre l'ha scelta per guidare il gruppo? Perché siamo un'azienda di famiglia, la terza generazione siamo due sorelle, mia sorella ha scelto una strada completamente diversa, io amo l'azienda, ho dimostrato passione e credo che questa sia stata la motivazione. Qual è stato il problema principale nel passaggio generazionale a sua figlia? Quando mi sono resa conto che poteva fare senza di me. Secondo lei, qual è stato il problema principale di sua madre nel passaggio generazionale con lei? Il fatto comunque di essere stati per tanti anni, voglio dire, a capo di un'azienda e essere comunque l'anima di questa azienda, continuarla ad essere, ma non essere più solo lei. Dal suo punto di vista, qual è stato il problema principale nella gestione del passaggio generazionale? Cosa le ha insegnato? Prestare sempre e maggiore attenzione a punti di vista diversi e anche più attuali. Dal suo punto di vista, qual è stato il problema principale nel passaggio generazionale? Che cosa le ha insegnato? Più che problema lo vedo anche come un'opportunità, quindi l'onorare il passato, quindi dove si è arrivati è ovviamente per quello, quindi onorare il passato con una visione, un'interpretazione propria. L'obiettivo più importante che ha raggiunto per il gruppo? A riuscire a traghettare il grande passaggio che c'è stato recentemente fra un'azienda editoriale tradizionale a una società multimediale. L'obiettivo più importante che ha raggiunto per il gruppo? E penso lo sviluppo di un'area professionale che non rappresentava, diciamo, il core storico dell'azienda, quindi l'investimento e la focalizzazione su servizi B2B che però adesso verranno comunque anche estesi all'ambito consumer. Quando ho preso la guida del gruppo, proprio all'inizio, qual era il suo problema principale? Quello di di essere riconosciuta sia all'interno dell'azienda che fuori per le mie capacità, per il mio impegno, per quello che sapevo fare e non solo perché ero figlia di mio padre. Quando ho preso la guida del gruppo, qual era il suo problema principale? Oltre a quello che ha detto mia mamma, nel senso che ovviamente mantenere la propria individualità, per me è stato riuscire a ragionare su come far evolvere la cultura aziendale. Questa è un'azienda che ormai ha 90 anni, terzo passaggio generazionale. C'è qualcosa che avete trovato che già vi ha aiutato a fare questo passaggio? Io credo che in un'azienda di famiglia, la generazione che ci ha preceduto ha messo nell'azienda ed è stata capace quindi di trasmetterlo anche in famiglia, ha fatto sì che venisse abbastanza spontaneo di creare, di sentire l'ambiente aziendale come una propria casa, come la propria vita, parte della propria vita. In prospettiva, come si sente in un'azienda che ha già fatto il terzo passaggio generazionale?
Ha già fatto, diciamo che siamo ancora in una fase, diciamo, di non passaggio completamente compiuto. No, mi sento estremamente motivata, penso che l'azienda sia cambiata tanto e stia cambiando tantissimo e credo che ci sia ancora tantissimo che questa azienda comunque può dare in termini di prodotti, servizi, di competitività e di innovazione sul mercato. Secondo lei, qual è stato il momento più difficile per sua figlia alla guida del gruppo? Convivere con una madre abbastanza ingombrante. Secondo lei, qual è stato il momento più difficile per sua madre, adesso che lei è alla guida del gruppo? Malgrado valori e visione completamente allineata, uno stile manageriale differente. Dove vorrebbe che fosse il gruppo tra 5 anni? Vorrei che rimanesse un gruppo all'avanguardia, stesse a passo coi tempi, possibilmente anche anticipando qualcosa e mantenesse la sua leadership. Dove vorrebbe che fosse il suo gruppo tra 5 anni? Vorrei che fosse sempre leader nei settori in cui è presente, andando ad ampliare i mercati di riferimento, magari anche in un'ottica internazionale. Qual è la qualità di sua figlia più importante? Che è perseverante, che non si arrende, che è combattiva e appassionata. Qual è la qualità più importante di sua madre? Visione, passione, tenacia, intraprendenza, potrei andare oltre, avanti. Quali sono per lei sul lavoro i valori fondamentali? La curiosità, la flessibilità e il coraggio. Quali sono sul lavoro per lei i valori fondamentali? Coraggio, perseveranza, visione, passione. È difficile essere una donna capo azienda? Assolutamente no. È difficile essere una donna capo azienda? Assolutamente no.